Ciao compagni cacciatori, ho realizzato questo video per tutti gli amanti della Longsword. Se vi interessa quest'arma, siete incuriositi, volete provarla, non potete assolutamente perdervi questo video qui. Penso che non sarà un video troppo tecnico, spero vivamente che sia un video adatto a tutti, comprensibile da tutti, e in tal caso veramente rimarrei molto contento anche se vi piacesse. Si prega quindi di guardare fino alla fine. Prima di iniziare con il video, volevo solo fare una piccola premessa. Con i cambiamenti che hanno apportato a Monster Hunter World Iceborne sulla beta, a proposito della Longsword, sappiate che la differenza tra i random, i giocatori, diciamo, che non giocano assiduamente a Monster Hunter, e i giocatori che sono più appassionati e giocano praticamente sempre, magari come gli speedrunner, ecco, questa differenza sarà in aumento su Iceborne, posso dirlo con certezza, e lo capirete nel corso del video il perché di questa cosa qui. Se avete dubbi, domande, curiosità, scrivete nei commenti, cercherò di rispondere a tutti quanti. In caso mi potete anche seguire su Twitter, dove sono sempre disponibile e posto contenuti quasi ogni giorno. Trovate i link utili nella descrizione. Ma ora vi lascio al video. Quello che ci ha lasciato Monster Hunter World. Monster Hunter World ci ha lasciato con principalmente quattro problemi da affrontare. Il primo problema è che dopo l'R2 più cerchio, ossia il counter, chiudevamo la lama, quindi ripremevamo R2, avevamo un'animazione troppo lunga, dove eravamo terribilmente esposti agli attacchi del mostro. Il secondo problema era la troppa monotonia della Longsword, che consisteva semplicemente nel costruire, nel buildarsi il livello di barra spirito, arrivare a rossa, una volta arrivata a rossa, fare l'Helm Breaker, cioè la mossa con più DPS, ritornare a gialla, da gialla fare R2 cerchio e ritornare a rossa per rifare l'Helm Breaker e così via all'infinito finché non finisce la run. Il terzo problema è l'hitbox dell'Helm Breaker. Come sapete, è un attacco ritardato e di conseguenza ha molti bug, tra cui uno tra tanti, la maledizione del single hit. Cioè, questo è un nome che gli ho dato io, quando fate l'Helm Breaker, invece di ricevere 7 hit sul punto in cui avete colpito, ne ricevete semplicemente uno. E questo è un problema molto importante. Il punto 4 è che la Longsword su Monster Hunter World base è molto facile da utilizzare. Ovviamente sto parlando a livello generale, non speedrunning. Qualsiasi cacciatore con pochissima pratica riesce a usare la Longsword, in cacce normali ovviamente. Questo perché l'R2 più cerchio, cioè il counter, è spammabile. Nel senso che dopo che noi facciamo R2 cerchio, il foresight slash, dopo possiamo ripremere cerchio, quindi fare il thrust, l'affondo, dopodiché ripremere R2 cerchio e quindi fare R2 cerchio, cerchio, R2 cerchio, cerchio, R2 cerchio, cerchio, R2 cerchio, cerchio, all'infinito, avendo quindi molte finestre di invulnerabilità. E proprio su quest'ultima mi soffermo perché i frame a disposizione erano veramente eccessivi. Avevi un periodo di invulnerabilità troppo lungo e proprio per questo la gente abusava di questa tecnica. Le soluzioni offerte dalla beta. La prima soluzione viene trovata implementando nel moveset della Longsword l'R2 più X, nonché il rinfodero speciale. Questa tecnica, questa nuova mossa, permette di cancellare qualsiasi animazione, a parte l'Helm Breaker. In particolare qui cancellavo l'animazione del round slash quando si chiude la lama con R2. Per risolvere il problema numero 2 c'è un'altra soluzione, ossia l'introduzione del parry, che si fa premendo R2 dopo aver premuto R2 più X. Il parry permette di spezzare la monotonia dell'andare su e giù, lama gialla, lama rossa, lama gialla, lama rossa, R2 cerchio and breaker, R2 cerchio and breaker. Quindi è sicuramente una cosa positiva. Adesso non c'è più questo cambio.
tra lama rossa e lama gialla, lama rossa e lama gialla, perché una volta arrivati in lama rossa, ma anche in lama gialla e lama bianca, possiamo già utilizzare il parry, che è comunque una mossa potente. Per il punto 3 ancora non abbiamo alcuna soluzione. L'hitbox dell'Helmbreaker rimane buggata, purtroppo. Ovviamente è una beta, quindi ci aspettiamo che, ecco, fissino questa cosa qui. Però purtroppo persistono alcuni bug sull'Helmbreaker anche su Monster Hunter World attualmente. Il punto 4 sembra anche essere stato risolto attraverso la riduzione dei frames di invincibilità del 4-side slash, quindi dell'R2 più cerchio. Ora è più difficile counterare e soprattutto a barra vuota R2 cerchio non funziona. Questo è un grande nerf che hanno fatto alla Longsword, perché prima potevi fare R2 cerchio, cerchio, R2 cerchio, cerchio e così via. Adesso non lo puoi più fare, a meno che quando premi cerchio non becchi un punto debole di un mostro, perché se prendi un punto non debole di un mostro, la barra con cerchio non si ricarica così tanto. E se tu fai un cerchio su una parte non debole di un mostro, non hai sufficiente barra per performare un R2 cerchio e quindi non funziona. Ti fa l'animazione, però non hai frame di invincibilità. Parliamo ora degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. Dunque, apparentemente in questa beta sembra abbiano risolto effettivamente tutti i problemi che noi ci eravamo posti in Monster Hunter World e che sussistono ancora. A parte ovviamente l'hitbox dell'Helmbreaker, quello è un caso a parte. Purtroppo però non è tutto rose e fiori, nel senso che sarebbe stato troppo bello avere tutto pronto e tutto perfetto sulla Longsword, sulla beta. Allora ecco, bisogna parlare un attimino dei pro e dei contro che ci sono stati sulla beta di Monster Hunter World Iceborne questa settimana, questo fine settimana qui, dal 21 al 24. Allora, innanzitutto vorrei iniziare dai pro, perché sono molto di meno. Però vanno detti, perché fanno la differenza. Hanno fatto la differenza e faranno la differenza. I pro. Primo punto, il parry fa un sacco di danno. Adesso, quando andrò a parlare dei contro, ci saranno tante cose che dovrò dire. Però, al di là di tutto quanto, il parry, il nuovo Spirit Lie Slash, come viene chiamato in inglese, è maledettamente forte. Ha un motion value che non ha senso. Per farvi capire, il motion value di un attacco con triangolo normale è sullo 0.2, mentre questo qui, questo motion value qui del parry, che sono due attacchi, il primo ha circa 0.5, che è più del round slash, che è il colpo finale quando chiudi la lama, mentre la seconda hit c'ha 0.88, 0.85, qualcosa del genere, che è imbarazzantemente alto. Sono i due motion value più alti in assoluto della Longsword. Ovviamente non è l'attacco più forte rimane l'Helmbreaker, perché ovviamente sono 7 hit di fila e fanno più danno. Però come attacco singolo è l'attacco estremamente più forte in assoluto della Longsword attualmente. Il secondo punto è che abbiamo la possibilità di cancellare qualsiasi animazione o attacco con R2 più X, eccetto ovviamente l'Helmbreaker, lo spaccaelmi. Questo è un grande vantaggio, perché cancellare qualsiasi animazione quando sei in mid combo, quando fai R2, fai Lama Spirito 1, Lama Spirito 2, Lama Spirito 3, non finisci la Lama Spirito 3, ma fai R2X. Lo puoi fare, puoi cancellare questa animazione qua, come puoi cancellare l'Helmbreaker, come puoi cancellare il rinfodero dopo il round slash, il colpo finale, quando chiudi la lama. Quindi sono cose. È una caratteristica che fa veramente la differenza, questa cosa qua, di poter cancellare quando vuoi qualsiasi animazione. Il punto 3 è un po' più marginale, ma comunque va detto. Diciamo che tutto sommato la Longsword mantiene la flessibilità e la versatilità l'ha sempre caratterizzata qui su World in generale. Quindi questo è comunque un aspetto positivo, bisogna dirlo. La Longsword ha subito dei nerf, ne parleremo più tardi nel video, però
tuttavia, diciamo, continua ad essere un'arma molto flessibile, non a livello ovviamente delle Dual Blades o della Sword and Shield, però è molto versatile sicuramente. I contro. Dunque, i lati negativi, almeno i primi 5 aspetti negativi, si concentrano tutti quanti sulla nuova mossa, il Lay Slash, o meglio lo Spirit Lay Slash, quello lì che noi eseguiamo premendo R2 dopo aver eseguito il rinfodero speciale. Il problema è che per usare il parry bisogna prima entrare in animazione di rinfodero, e questa animazione di rinfodero non è istantanea. Ci vogliono 1-2 secondi affinché il nostro personaggio entri in questa animazione, finisca l'animazione e dopo possiamo premere R2 per eseguire il parry. Questo procedimento è molto lungo. Ora, io so che su questo problema si può ovviare utilizzando Quick Sheet, cioè in italiano non mi viene, il rinfodero rapido, però. Lo stesso, anche se noi utilizziamo rinfodero rapido, che secondo me sarà un must a questo punto, perché il parry sarà forte, per utilizzarlo bisognerà farlo il più velocemente possibile, quindi rinfodero rapido sarà meta, secondo me, da quel poco che ho provato. Però il problema è che lo stesso bisogna sempre entrare in questa animazione. Non è come Generation Ultimate, dove con il Brave tu potevi fare il parry quando volevi, letteralmente quando volevi, in qualsiasi istante volevi. Su Word non è così, quindi non è forte quanto il parry di Generation Ultimate. Il secondo punto è che l'hitbox del parry è bassa. Quando noi facciamo il contrattacco, questo hit ha un hitbox praticamente a livello del terreno, e questo è un grosso errore, perché succede, come potete vedere nella clip, che i mostri, se vi attaccano in salto, o comunque i mostri che fanno attacchi a mezz'aria o addirittura in volo, voi semplicemente non potete counterarli, cioè non potete utilizzare il parry, perché diventa inutile. Voi eseguite il parry, non perdete il livello di barra, però non fate danno, fate ben zero. E questo è sbagliato. Allora, la mia proposta sarebbe quella di aggiustare un attimino l'hitbox del parry e renderla più alta. Non pretendo di cambiare l'animazione, io avrei preferito magari un parry in stile verticale, non orizzontale. Ad esempio, non so se alcuni di voi hanno giocato, su Generation, quando usate lo stile ombra, se quando chiudete la lama, fate il round slash in verticale, non in orizzontale. Ecco, tipo quell'animazione lì sarebbe stata perfetta. Il punto 3 è un grosso problema. Su Generation Ultimate, quando usate Brave, non perdete vita quando fate il parry, se ovviamente siete precisi. Su Sword Iceborne, nella versione beta, purtroppo, anche se il vostro tempismo è perfetto, voi perdete vita ugualmente. Certo, il danno è ridotto, però incassate ugualmente il danno, e questo è un grosso problema. Questo vuol dire addio alle run di Longsword in Heroics. Non si potranno più fare, o comunque se le volete fare non potete usare il parry, che è una stronzata ovviamente. Parlando del punto 4, dopo l'animazione del parry abbiamo un periodo di tempo che varia dall'1 ai 2 secondi circa, dove il personaggio rimane fermo, immobile, non ha la possibilità di fare la X, non ha la possibilità di fare cerchio, triangolo, qualsiasi attacco, un R2. L'unica cosa che il gioco dice che puoi fare è l'Helm Breaker, che sì, è anche velocizzato, ma è inutile nel momento in cui il mostro non ti dà un'apertura dopo il parry. Come faccio l'Helm Breaker se il mostro non si staggera, se il mostro non flincia? Inutile. Quindi io chiedo per favore di darmi un qualsiasi modo di non dover aspettare tutta la fine dell'animazione del parry per poter fare altro, perché altrimenti, come vedete nella clip a schermo, io molte volte sono svantaggiato da questo rimanere fermo. Il punto 5 è l'ultimo punto a sfavore dell'Eye Slash, dello Spirit Eye Slash. È molto difficile colpire il punto debole del mostro, nel senso che il Tigrex ti attacca
ad esempio con la testa in avanti facendo il salto come vedete nella clip, solo che voi quando fate il high slash, essendo un colpo basso, non gli prendete la testa, a volte sì, a volte no, a volte gli prendete la zampa, a volte no, non si capisce bene quando succede una cosa, quando succede un'altra. Dipende più dal mostro e non dall'abilità del cacciatore di saper indirizzare il colpo nella direzione giusta. Come vedete nella clip, io qui non ho beccato alcun punto debole e quindi ho fatto 77 di danno che è assolutamente ininfluente. Non ha senso usare il parry per colpire un punto non debole perché non fai danno. Per tutti coloro che invece si stanno lamentando de ma è troppo difficile utilizzare il parry, abbiamo troppi pochi frame di invulnerabilità, è vero, sono pochi frame di invulnerabilità, sono a livello di un Moi, con la X, quando rollate, però è giustificata la cosa, deve essere difficile, altrimenti sarebbe troppo spammabile, quindi io sono pienamente d'accordo sui frame di invulnerabilità che ha questa mossa qui. Ripeto, però non sono d'accordo che se lo faccio al tempismo giusto devo perdere vita lo stesso. Questo non mi sta bene. E finalmente arriviamo al più grande nerf che ha ricevuto la Longsword in questa beta, ossia l'impossibilità di fare il foreside slash, quindi R2 più cerchio, il nome in italiano non lo so, mi scusate, dovete scusarmi ragazzi. Perché praticamente a barra vuota adesso noi non abbiamo più la possibilità di utilizzarlo, ossia noi facciamo l'animazione, però non abbiamo nessun frame di invincibilità. Ora, che questo fosse veramente necessario non lo so. Per chi reputa necessario il fatto che i giocatori di Longsword non possano fare l'R2 cerchio a barra vuota, per coerenza allora non potremmo nemmeno fare l'Helm Breaker a barra vuota. E nemmeno, soprattutto, il rinfodero speciale con il Spirit Lie Slash e il Lie Slash. Quindi, non lo so, su questo punto qui non sono ancora convinto. E ovviamente è un nerf, però non so se veramente ce n'era bisogno. Invece il nerf che effettivamente c'era bisogno è appunto il fatto che hanno ridotto i frame di invulnerabilità durante l'R2 cerchio. Quindi noi quando utilizziamo la barra spirito, basta anche una minima quantità, possiamo effettivamente performare il foreside slash, però abbiamo ridotti i frame di invulnerabilità. Il problema non è questo, il problema è che a volte R2 cerchio ha così pochi frame di invulnerabilità, non so da cosa dipende, che il gioco non ti prende proprio l'R2 cerchio. Adesso nella clip che metto voi vedrete che io faccio R2 cerchio con un tempismo giusto, però il gioco dice no, il tempismo era sbagliato. E questo non va bene perché è un errore, nel senso che se io faccio un R2 cerchio giusto, dopo la barra si deve caricare, dopo devo avere la possibilità di ripremere R2 per chiudere la lama, come voi tutti sapete. E invece ci sono casi in cui questo non lo puoi fare. Gli ultimi due punti sono di minore importanza, ma è giusto fare menzione di ciò. Al punto 6 troviamo la meccanica del Clutch Claw, che per la Longsword, almeno in solo, non funziona per niente. Il problema è che ci vogliono due aperture per fare il Clutch Claw e non sempre il mostro si mette in animazione da Clutch Claw, ovviamente. Numero 1 e numero 2, il Clutch Claw è uno spreco di acutezza infinito. Ora, noi non stiamo usando Tocco del Maestro e probabilmente questo problema qui si risolverà una volta che noi avremo i set ultra mega fortissimi con Tocco del Maestro, quindi la nostra acutezza non calerà di niente e allora ok. Però resta anche un altro problema, il terzo problema. Diciamo, hanno dedicato delle animazioni specifiche ai mostri dove sono in una posizione tale che tu puoi usare il Clutch Claw e se la usi si riflinciano e tu puoi finire tranquillamente la tua animazione da Clutch Claw. Ecco, quell'animazione lì ha un'apertura così grande che non conviene fare il Clutch Claw. Conviene fare l'Helm Breaker, perché fai molto più danno e il danno che tu guadagni da rendere debole quel punto non è sufficiente da raggiungere i danni
che tu guadagneresti facendo l'Helmbreaker durante entrambe le aperture. Quindi, ora come ora, è sempre conveniente fare l'Helmbreaker durante la prima e la seconda opening sul mostro per il Clutch Claw, piuttosto che fare il Clutch Claw. Il secondo aspetto riguarda la meccanica dello Slinger Burst, che è una meccanica assolutamente forte dal punto di vista del DPS, infatti utilizzando i bacelli perforanti, come vedete nell'area addestramento, si fa un casino di danno. Il problema è che si può usare solo con la lama spirito, anzi questo qui non è un problema, però il fatto è che non serve a niente, cioè nel senso non verrà utilizzato perché il flinch che tu infliggi al mostro è un flinch leggero. E di conseguenza tu non hai la possibilità né di finire la lama spirito 3 e dopo chiudere la lama e passare al livello di barra successivo, né fare l'Helmbreaker. Non puoi fare nessuna di queste due cose durante il flinch leggero di un mostro. E quindi diciamo che è un po' meh la meccanica, cioè la utilizzeremo a metà. Non so in contesto speedrunning se si utilizzerà, secondo me no. Però ovviamente l'utilizzo in generale dello slinger con l'arma estratta, quello sì, è un fattore assolutamente positivo. Il fatto che non mi convince appunto è questo slinger burst che non trova nessuna concreta applicazione in una partita, in una speedrun. E dopo più di 21 minuti finalmente il video giunge a termine, ragazzi. Io vi ringrazio della visione. Spero abbiate apprezzato il mio lavoro, non è stato semplice editare e tradurre tutto questo mattone. Vi lascio con la hitbox buggata del Tigrex. No, vabbè, sto scherzando, questa era solo un pretesto per dire che è ancora una beta, quindi tante cose ancora le dovranno aggiustare. Io sono fiducioso che, diciamo, la maggior parte delle cose che ho detto, che comunque le rivedano un attimino, perché alcune cose veramente non funzionano. E a parte l'hitbox buggata del Tigrex, come vedete, questo è tutto per i cambiamenti della Longsword. Questi sono i miei pensieri, che ho espresso indirettamente o comunque tra le righe durante l'esposizione di tutti i cambiamenti che sono stati da Monster Hunter World a Monster Hunter World Iceborne. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti una buona giornata e spero vivamente che dal 28 al 31 io abbia tempo di fare la run di Longsword sul Tigrex come Dio comanda, utilizzando bene il Light Slash, lo Spirit Light Slash, perché ho fatto una run, se non l'avete vista andatela a vedere, però devo ancora migliorarla. Grazie ancora e alla prossima! Yeah.